Stati Uniti. È vero, perché c'è la rivolta, hai abbassato Tunisia, voi abbassato Egitto, voi anche adesso attacca anche Libia, anche Yemen. E come andrà a finire anche, secondo te? Speriamo che tutti i dittatori vanno nel cestino della storia. Però anche in Egitto stanno continuando a manifestare perché non si fidano delle persone che sono state messe al posto di Mubarak. No, ma comunque in Egitto adesso ancora il partito del presidente Mubarak. Noi non fatto la rivolta egiziana dove continua, capito? Perché non è finito, noi cambiato solo il presidente. Però il partito del presidente ancora ci sono, capito? E in Libia è un po' più complicato con Gheddafi. No, ma Libia magari è il meglio di Tunisia, meglio anche dell'Egitto. Non so perché. Perché Libia solo il Gheddafi. Adesso tutti in Libia libera, Benghazi fino al Tripoli. Quindi poi secondo te ce la farà da solo il popolo libico senza bisogno degli europei? Certamente, certo che noi anche, se noi senti che il popolo libico non ce la fa andare avanti, noi dicono se magari facciamo una richiesta per l'esercito egiziani sotto la Lega Araba che entriamo lì. Sotto la Lega Araba, no la NATO, no gli americani. Sotto no, anche l'UN, capito? Però noi sentiamo che il popolo libico ce la fanno liberare Libia. Libia adesso tutti libera, capito? Manca solo Tripoli. Non solo anche Tripoli, perché è attaccato anche Tripoli, capito? Libia. E ieri Gheddafi ha detto che dalle armi a